Allora, però il problema, diciamo, è che quello che si è passati, diciamo, da un'inflazione cosiddetta programmata a un'inflazione prevista. Il problema è che continuiamo, adesso farò, diciamo, il provocatore, continuiamo a garantire un aumento salariale pari all'inflazione. E in questo modo, in un modo o nell'altro, realizziamo l'inflazione che scriviamo, perché nulla garantisce il fatto che se io do 2% di aumento di retribuzione a livello nazionale ottengo un 2% di produttività che mi consenta di mantenere la stabilità dei prezzi, come succede negli altri paesi, in alcuni altri paesi del contesto europeo. E questo, diciamo, dobbiamo tenere conto. Quello, diciamo, che non abbiamo molto ben capito come paese quando siamo entrati, diciamo, nell'Unione monetaria, che non era un'unione di cambi, una stabilità di cambi, una fissazione di cambi, era effettivamente mettersi in competizione come sistema paese nei confronti di altri sistemi paesi. Abbiamo, diciamo, una volta entrati nell'euro, deciso che, vabbè, d'accordo, sapete che c'è, abbiamo il vantaggio di poter godere di bassi tassi di interesse, dei tassi tedeschi, della credibilità tedesca, e possiamo fare come abbiamo fatto fino adesso, tutto sommato. Nella prima, diciamo, metà degli anni 2000, il modello del 93 in parte ha cominciato a essere disatteso, perché l'inflazione programmata veniva sì fissata dal governo, dopodiché non veniva rispettata da nessuno, né, diciamo, da parte imprenditoriale né da parte sindacale. Dal punto di vista della gestione della spesa pubblica, siamo passati, se non ricordo male, a spesa primaria 37,5% del PIL, 40%. Ci siamo divertiti questi giorni a fare il confronto fra quanto, tra l'altro, una di quelle cose che oggi dirà il direttore generale di Confindustria in audizione, di quanto, diciamo, sia stato lo scostamento fra la dinamica della spesa pubblica programmata e quella effettiva. Se noi cumuliamo le variazioni obiettivo anno per anno che i governi sono dati dal 2000 al 2010, abbiamo che la spesa pubblica sarebbe dovuta crescere di circa l'11,5%, di fatto è aumentata del 52,3%. È chiaro che questo, diciamo. No, perché ci siamo accorti durante il decennio. No, ci siamo infatti accorti durante il decennio, l'abbiamo anche scritto tante volte, anche su Sole 24 Ore. Dico in No, generale, alla sì. società italiana. No, appunto, esattamente, è un problema di società italiana, di cultura italiana. Allora, diciamo, tornando alla domanda originale, serve la politica dei redditi? Beh, a mio avviso serve, se fa ragionare su questi temi. Se, diciamo, diventa un momento in cui si supera definitivamente una contrapposizione ideologica antagonista, perché una delle caratteristiche di Silvio Slabini era di essere un liberal e quindi, diciamo, una persona che considerava il mercato un meccanismo sociale che doveva essere fatto funzionare con regole chiare, ma che bisognava usare, non bisognava, diciamo, stravolgerlo. E quindi, diciamo, se superiamo questa logica antagonistica, e se funzioniamo come sistema paese. E questa, diciamo, è la sfida che già nel 98 dovevamo avere in mente, cioè diventare un sistema paese anziché un sistema ricco di individualità e di capacità di singoli e di eccellenze. Ecco, noi dovremmo trasformare l'eccellenza in normalità. Non nel senso che dovremmo abbassare l'eccellenza, ma che dovremmo diventare tutti eccellenti in un certo qual modo e premiare l'eccellenza in ogni ambito lavorativo, dell'istruzione e della vita civile. Allora, se serve, diciamo, a questo e serve a far capire come il paese ha un estremo bisogno di guadagnare punti competitivi, ha due modi di farlo: uno, diciamo, basso e tragico, che è quello della deflazione. Non possiamo permettercelo perché abbiamo un elevato debito pubblico, oppure uno alto, che è quello dell'aumento della produttività, sapendo che però prima di distribuire, quindi di accordarci ex ante, anticipatamente, quanto dare all'uno, quanto dare all'altro, questa ricchezza dobbiamo crearla, dobbiamo generarla. E i tedeschi hanno fatto, secondo me, un errore tragico, guadagnando così tanta competitività senza, diciamo, poi riconoscerla, perché di fatto hanno creato un modello deflazionistico dentro il cuore dell'Unione Monetaria Economica Europea. Però possiamo cercare noi possiamo veramente fare di più di quello che hanno fatto loro, perché abbiamo, diciamo, tutte le nostre inefficienze sistemiche, che diventano un bicchiere mezzo pieno o da riempire, perché
consentire veramente fare un balzo in avanti in termini di prodotto pro capite, però è questa la nostra sfida, dobbiamo ragionare in questi termini e quindi accettare la sfida di una politica dei redditi intesa come ragionare insieme su come creare il reddito più che su come distribuirlo e quindi litigare fra di noi su una torta che diventa sempre più piccola. Grazie.